Ciao a tutti, sono Giacomo Cestari, benvenuti alle video lezioni di recupero digitale. E vediamo brevemente tutto il ciclo sulle radici. Allora partiamo da qui, quindi radice di un quadrato perfetto. E vi ricordo che i quadrati perfetti si cercano sulla n alla seconda e si trova la radice sulla colonna n. 225 lo troviamo e vediamo che la sua radice è 15. Se ho una frazione, la radice del numeratore è del denominatore. Se la radice è solo il numeratore, si estrae dalla radice solo il 25, in questo caso, che il denominatore rimane uguale, viceversa, si estrae solo il denominatore. Radici di quozienti e prodotti. Quindi se c'è un per, un diviso, si può mettere sotto, 8 diviso 2 sotto la stessa radice, che fa 4, e viceversa, 20 per 500, quindi possiamo prima fare il calcolo e poi la moltiplica, e poi la radice, no? Prima il calcolo e poi la radice. Vi ricordo che radice di 20 più radice di 5 non si può fare. Cioè devo estrarre il 20, approssimandolo, estrarre il 5 e poi sommare i due risultati. Non fa la radice di 25. Quindi diverso da radice di 25. Non posso sommare, è diverso. No. E la radice con indice 2 di 2 alla sesta per 3 alla quarta. Sto dividendo per 2 gli indici di radice, quindi 2 alla terza per 3 alla seconda. Se ho la scomposizione in fattori primi, la faccio 2, 2, 4, 2, 1, 2, 1, 11, 11, 11, 1. E poi è come sopra, quindi 2 alla seconda per 11 alla seconda, divido per 2 gli esponenti, fa un 2 per 11 che fa 22. Con i numeri decimali, se la radice di 36 è 6, quando ho due cifre ne ho una nel risultato e quando ho quattro cifre ne ho due nel risultato. Quindi cerco il numero senza virgola, lo scrivo e poi capisco dove mettere la virgola, dividendo per 2 il numero di cifre decimali. Se trovo un numero da 1 a 100 e non è un quadrato perfetto, quindi cominciamo a ragionare su numeri che non sono quadrati perfetti, lo dovrò cercare sulle tavole. E 393 e cercherò la sua radice sulla colonna delle radici, quindi 19,8242. Mi scrivo 19,8242. Questa cifra qui mi indica che sto tagliando ai centesimi, la prima cifra soppressa è un 4, che sta tra lo 0 e 4 e quindi è prossimo per difetto. Quindi 19,82. Con un numero maggiore di 1000, essendo che le tavole vanno dall'1 al 1000, non posso farlo e quindi devo trovare l'altro sistema. Lo cerco sulla n alla seconda, 3503. Qua. Che sta qui in mezzo, tra 59 e 60, 503. E cerco di capire qual è il più vicino dei due e lo arrotondo alle unità. Il più vicino è 59, scrivo 59. È chiaro che se qui avessi due virgole, il risultato sarebbe 5,9, perché cercherei sempre lui, eccetera, eccetera. Come abbiamo già visto, se ho un numero come questo, vi ricordo, questo indica quante cifre hanno nel risultato, decimali, quindi se ne ho 3 e la radice è quadrata, ne ho 6 sotto la radice, aggiungo tanti zeri quante mi servono per averne 6 e cercherò il numero senza virgola, quindi 800.000 sulle tavole. Che sta qui, tra 894 e 895, cerco di capire a quale si avvicina di più.
è 894 e scrivo 0,894. Se ho un numero periodico, ad esempio radice di 0,8 approssimato al sempre centesimi, e si fa la stessa cosa, però invece di aggiungere gli zeri devo aggiungere 8, perché questo numero, se è periodico, vuol dire che si ripete. Quindi, come prima, 1, 2, 3, virgola, di l'8 aggiungo per arrivare a 6, cerco il numero 8888, come vedete cambia, e sta qui, tra 942 e 943, 8, 8. È più vicino al 943, quindi 943. La frazione che sia 2 terzi o 5 sesti, e sempre con un'approssimazione, prima si fa la divisione, 5 diviso 6, e si trasforma in numero periodico. Dopodiché sarà radice di 0,833 periodico, con approssimazione, ci fosse un 0,1, e lo si risolve come i periodici. Questo è lo stesso esempio, no? Quindi 2 diviso 3 fa 0,6, 6 periodico, quindi, come dire, radice di 0,6, 6 periodico approssimato allo 0,1. Quindi devo capire quante cifre devo aggiungere radicando. Se ne ho 2 nel risultato, ne ho 4 qua sotto, aggiungo altri 3, 6. Cerco 6666. Che non trovo, ma sta qui in mezzo, 6666, è più vicino all'82, e quindi scrivo 82 con lo 0 davanti. E in questo modo ho risolto anche quell'ultima parte. Bene, spero vi sia stato d'aiuto. Se avete dei dubbi su qualche punto, andate pure a rivedervi la lezione, relativa. Grazie, alla prossima.